L'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale investirà oltre mezzo miliardo di euro nel triennio 2025-2027 in dragaggi, nuove opere, manutenzioni, interventi di recupero e valorizzazione dell'interfaccia tra porto e città, transizione energetica e digitale, intermodalità e sicurezza. Si tratta della ragguardevole cifra di 452 milioni di euro nel triennio, ai quali vanno aggiunti quasi 63 milioni che saranno investiti per i cosiddetti servizi tecnici previsti dal piano triennale lavori pubblici, transizione digitale, cyber security, interventi di sicurezza portuale e l'elettrificazione delle banchine, il cosiddetto cold ironing, per ridurre le emissioni delle navi che attraccano alla Spezia. Il commissario straordinario Federica Montaresi, che sta portando avanti i progetti in corso, ha esposto i 7 punti all'ordine del giorno, tutti approvati all'unanimità dal Comitato. Il commissario si è soffermato sui principali investimenti pubblico-privato in corso alla Spezia: la Spezia Container Terminal e Terminal del Golfo, l'avanzamento dell'iter del piano regolatore portuale degli interventi in corso in merito al waterfront di Marina di Carrara, i dragaggi e la manutenzione del fondale antistante il Molo Garibaldi alla Spezia, la situazione dell'autotrasporto, nonché l'elettrificazione delle banchine. Da sottolineare che, nonostante l'incerta congiuntura economica che si riflette sulla quasi totalità dei porti italiani, la Spezia ha registrato una crescita del traffico contenitori dell'8,1% nei primi 9 mesi del 2024. Il comitato di gestione dell'autorità di sistema ha quindi approvato anche il bilancio di previsione 2025, che stima entrate correnti per 30 milioni di euro a fronte di spese per quasi 23 milioni. L'avanzo corrente di circa 7 milioni consentirà di avviare gli investimenti previsti nel 2025, che ammontano nel complesso a circa 139 milioni di euro, di cui 50 a carico dei privati.